Andiamo a vedere in maniera molto rapida l'interfaccia. Si presenta, come già avevo detto prima, nel classico modo di quasi tutti i programmi più comuni. Quindi abbiamo un menu, delle icone, funzione e le aree di cui già ti ho parlato in precedenza. In particolare il menu Project è forse quello che verrà utilizzato più spesso. Nel menu Project è possibile andare a creare un nuovo progetto, aprire dei template, aprire dei progetti recenti, salvare il progetto e andare a inserire una serie di proprietà sia al software in generale sia al progetto in sé, come ad esempio le opzioni di snapping. Inoltre poi è possibile andare a creare quelli che sono i layout di stampa. Un ulteriore menu interessante è quello di Edit, in cui man mano che noi effettuiamo delle operazioni possiamo ad esempio andare a tornare indietro, andare avanti nelle operazioni effettuate, fare le classiche operazioni di taglio, di copia e incolla, o ad esempio andare poi, nel momento in cui abbiamo attiva la sessione di editing, utilizzare ulteriori funzionalità come l'aggiungi il ring, l'aggiungi la parte, che sono comunque presenti qui come icone, funzione, scorciatoia all'interno qui della barra. Queste icone sono attivabili in questo semplicissimo modo, qualora non ce le aveste praticamente voi visibili. Basta cliccare con il tasto destro su un'area qualsiasi delle barre e andare praticamente a attivare o disattivare le varie barre e funzioni che sono attive. Ad esempio, se disattivo questa, appunto si disattiva proprio quella di cui stavamo parlando. Per riattivarla basta semplicemente ricliccarci sopra e si riattiva. Abbiamo poi il menu di View, in cui è possibile andare a attivare una serie di funzioni specifiche della visualizzazione del dato, come ad esempio la tipologia di zoom, inserire delle decorazioni all'interno qui del canvas, come il grigliato, la barra di scala, il nord, e effettuare ad esempio delle operazioni di statistiche sui dati vettoriali. Questo stesso menu di statistica, lo Statistic Summary, che compare qui come barra laterale, è possibile trovarlo qui all'interno del menu come icona funzione. Andando avanti abbiamo poi il menu di settings, in cui è possibile andare a impostare e settare una serie di impostazioni generali a tutto il software QGIS, quindi effettuare proprio delle personalizzazioni in base ai propri gusti di alcune azioni che vengono compiute all'interno del software. Poi c'è un menu molto importante, quello relativo ai plugins, in cui se andiamo a cliccare su Manage Install Plugins possiamo andare a vedere la lista dei plugins presenti e eventualmente scaricarli e attivarli all'interno della nostra versione di QGIS. I plugin non sono altro che degli ulteriori software che vanno a espandere le funzionalità di QGIS stesso. Poi proseguendo abbiamo il menu vettore, in cui è possibile andare a scegliere tutte quelle che sono le operazioni e gli algoritmi relativi ai vettori. Stessa cosa dicesi per il menu dei raster. E in più abbiamo il menu relativo ai database, in cui c'è il DB Manager, che non vedremo in questo corso perché necessita di conoscenze molto molto spinte che in questo corso base non sono presenti, ma serve comunque, te lo dico appunto per cultura tua personale, serve comunque per andare a inserire all'interno dei nostri progetti tutte una serie di ulteriori database, detti geodatabase, database spaziali, che contengono al loro interno dei dati, dei dataset cartografici. C'è il menu web, in cui poi è possibile andare a utilizzare alcuni plugin, alcune ulteriori attività che sono improntate al web. Il menu processing, in cui c'è ad esempio la toolbox bar, che è questo pannello laterale che io preferisco avere sempre qui in evidenza, in cui ci sono una serie di geoalgoritmi che alcuni utilizzeremo durante il corso, altri invece prevedono conoscenze ancora più approfondite. E poi vabbè, c'è il classico menu di help con ad esempio con l'about, è possibile vedere la versione di QGIS installata e tutta un'ulteriore serie di informazioni,
comprese ad esempio i donatori, che ti invito di andare praticamente a vedere, perché è importante capire quante persone donano questo progetto per far sì che venga sempre sviluppato e migliorato con il tempo.